Per chi ci segue da qualche giorno, questo video è sbagliato e assurdo da non fare mai, perché l'uomo medio dice: io non posso fare lo stronzo con la ragazza, io devo corteggiarla. Oh, ma è il tuo amico del bar, Mario, quello con le occhiaie nere tutto pippato. Se me lo dice la ragazza stessa, vuol dire che è vero. Fatemi un meme. Non è vero, piccolino. Per quelli invece che ci seguono da mesi ormai, da anni, non vedevano l'ora di questo video, no? Perché ormai lo sanno, l'hanno capito. Non vedevate l'ora perché avete capito che senza cazzimma, senza polso e senza personalità le ragazze non si affezionano. Il bravo ragazzo che ha solo sì ed emozioni positive non va da nessuna parte, lo sapete. L'uomo che sa quando produrre emozioni positive e negative fa innamorare. Il vostro problema è che non siete mai stronzi, perché non sapete farlo correttamente, per paura di sue reazioni e paura di perderla, vero o no? Ma soprattutto perché non siete mai sicuri se quella situazione e quel momento è consono per fare lo stronzo o no, no? Siete confusi. Il 3 ottobre 2022 alle ore 21 Christian e Steve torneranno live dopo più di un anno. www.visserofelicecontenti.com. Ecco alcune situazioni in cui dovresti imparare a fare lo stronzo. La ragazza ti tratta come gli altri e ti dice frasi tipo: io sono con tutti così, non solo con te. Non ci posso fare niente, sai, io sono così. Qui ti sta mettendo sullo stesso piano degli altri, non va bene. Altro punto, la ragazza non ti dà la giusta attenzione, no? Fa quello che vuole, ti risponde dopo ore, sparisce. Insomma, ti tratta come il suo Netflix, no? Non va bene, se non interviene, ti fai trattare così, della serie a me va bene tutto, guarda, tu puoi scomparire, puoi fare quello che vuoi, tanto io sono qua. Non la attrarrai mai. La ragazza è passiva, cioè stai parlando solo tu e non va bene. La sua attenzione è bassa, è l'antidoto a questa situazione. Mi sembra ovvio che non sia quello di investire ulteriormente, cosa che invece fai. Non acconsente a call to action, fai lo stronzo. Ossia la inviti a fare qualcosa per te, anche roba soft, non acconsente. Esempio, le chiedi di farsi viva per prima lei il giorno dopo per darti il buongiorno, dato che ti fai sempre vivo te, e non lo fa. Ti stuzzica pesantemente trattandoti come un deficiente. Questa è una cosa che non capite mai. E la prendete sempre a ridere, no? A gioco, eh? No, ma se io poi... Perché voi leggete nei manuali i PDF marci che trovate gratis su internet? Ah no, perché se me la prendo poi non sono alfa, allora ci rido su. No, cioè se lei ti caga in testa, tu le dici: ah, che bella questa Nutella, è buona, ti piglia per un deficiente. Però certo, è difficile da capire alcune volte, perché magari utilizza ironia e cinismo. Però insomma, stai attento. Ti faccio un esempio. Tu non riesco a capire cosa intendi con X. Intendi il nuoto? E lei ti risponde con una roba tipo: beh, mi sembra palese, cosa poteva essere? Lo spazio? Cioè, senti? Mi sta trattando come un idiota, non va bene. È chiaro che in chat non lo senti, ma devi un po' immaginare il contesto e le altre risposte. Se nelle altre risposte era soft, rideva, eccetera, vabbè. Però lì... cinismo, ironia, rispondi con cinismo, ironia e stuzzicamento. Questi sono solo alcuni motivi del come e quando dovresti fare lo stronzo. Ora cerchiamo di capire, per rendere completo questo video, come dovresti fare lo stronzo. Concentriamoci su due possibilità, delle tantissime. Uno, risposte argute e cinismo. Qua si tratta di ripagarla con la stessa moneta. E sei uno stronzo, però non uno stronzo palese, pungente, ecco. Questo ti permetterà spesso e volentieri di capire di che pasta sei fatto e metterla al suo posto. Esempio con quello di prima. Lei ti dice: beh, mi sembrava palese. Cosa poteva essere? Lo spazio? Qua mi sta comunque perculando, no? Io devo rispondere con un qualcosa che ribalti la situazione e non mi faccia sembrare il solito deficiente a cui lei può dire tutto. Io, ma sei tu che parli con il c***o. Esclamativo, ah ah ah. Se rileggi non la capisci neanche tu. Punto esclamativo. Qua può prendersela, no, magari entrerà in scena una breve discussione, o meglio uno scambio di battute accese, specie se lei è abituata ad averle tutte ai suoi piedi. Non è abituata a questo tipo di uomo, ma è l'unico modo. O subisci, ti fai schiacciare, oppure stai sul pezzo. Il secondo dei tanti modi è utilizzare una comunicazione meno cinica e pungente, più seria. Esempio, lei risponde, però è anche passiva, non apporta niente, no? Quindi io, tu, no, tutti... Posso dirti la verità? Punto di domanda. Acutizza l'attenzione, lei risponderà: tu, di ste risposte me ne faccio poco, virgola. Non sono quel genere di uomo a cui va bene tutto e dove lo metti sta. Quindi se vuoi uomini passivi e facili da ottenere, non sono io. Nel nostro store troverai un prodotto, un mini videocorso chiamato What Women Want, quello che le donne vogliono, dove spiego, chi di voi l'ha comprato lo sa, la Kung Fu Theory, principio del ribaltamento dei ruoli, e capire come pensa una donna. Gran corso quello, eh?